E mi consenta di dire alla Presidente della Commissione Sanità, che prima ha fatto un intervento dicendo che la sanità è di tutta Italia e ci sono le regioni come Lombardia, Veneto e Liguria che non vogliono accettare nessuna riforma. Il problema è che queste tre regioni la riforma l'hanno già fatta 35 anni fa, i tagli li hanno già fatti, hanno già chiuso i piccoli ospedali, perché a queste regioni interessa i propri cittadini, perché un cittadino ha il diritto di essere curato bene, non di essere curato in qualche modo sotto casa, perché anche oggi noi vediamo tanti cittadini del sud, e mi dispiace per loro, sono costretti a venire al nord se vogliono essere curati, e un governo serio dovrebbe punire queste cose, non dare soldi ancora a questi cattivi amministratori.